Anche a Castel Saraceno, nel Potentino, di scena la tradizione con il rito propiziatorio dell'Andenna di Sant'Antonio. In un'atmosfera ricca di fascino e di solennità si è rinnovato anche quest'anno a Castel Saraceno nel Potentino il suggestivo rito dell'Andenna di Sant'Antonio, risalente secondo alcuni studiosi ad oltre 1000 anni fa. Una festa che inizia il 31 maggio con la salita al Monte Alpi, quando tra suoni di campane e canti popolari viene individuata e tagliata a colpi di scure l'Andenna, un faggio ben dritto e più maestoso, alto almeno 20 metri. Sul far della sera lo sposo fa il suo ingresso trionfale nella piazzetta di Sant'Antonio tra la folla festante. Altrettanto allegra e festosa è l'individuazione della Cunocchia, una cima frondosa di abete di circa 4 metri che viene abbattuta al suono della fisarmonica. Ma il momento più atteso della festa è come sempre il matrimonio tra i due alberi in uno scenario antico tra danze, bevute di buon vino ed altre golosità offerte in gran quantità a tutto il paese. Un rito iniziato quest'anno eccezionalmente finalmente viene elevata dritta come un gigante che emerge dalla terra, portando a compimento un rito che a distanza di secoli rappresenta con l'unione dei due alberi sia l'atto sessuale che l'appesamento con le proficche disposte a cavalletto e con la guida delle corde. Tra grida, issa, ansie, soste ed applausi, l'Andenna finalmente viene elevata dritta come un gigante che emerge dalla terra, portando a compimento un rito che a distanza di secoli rappresenta con l'unione dei due alberi sia l'atto sessuale che la perpetuazione della vita, evento fondamentale per un'economia agricolo-pastorale su cui si basava un tempo il piccolo comune a metà tra la Val d'Agri e il Parco Nazionale del Pollino.